luce prima o poi. Io ringrazio Maria Luisa perché mi ha fatto un po' rientrare in una comunità scientifica da cui ero assente da qualche anno, e come avrebbe detto Machiavelli, mi ha costretto a dismettere i panni curiali per ritornare nell'intimità dello studio e della ricerca. E sono molto felice di presentare qui un inizio di ricerca, nonostante io abbia dedicato a Fabio Chigi e ad Alessandro VII già attenzione nel passato. Mi sono occupata in particolare del passaggio, dell'arrivo della Biblioteca Chigiana in Vaticano. Sede della mia ricerca è la Biblioteca Vaticana, perché in Biblioteca Vaticana è arrivata la Biblioteca Chigi nel 1922, è stato un omaggio di Mussolini al Papa, quindi è stato un affare di Stato che ha dei risvolti molto interessanti, ma questo è una cosa che poi chi vorrà leggere troverà già pubblicata. Dentro la Biblioteca Vaticana c'è l'archivio Chigi, che è noto a molti perché conserva i disegni, tantissimi disegni di Bernini, ma invece è molto meno è noto perché invece conserva documenti autografi del Papa e anche di prima che egli fosse Papa, che raccontano molto della sua vita e dei suoi interessi. E intanto cominciamo dal titolo di questa relazione. Fabio Chigi, l'uomo cui erano gradite la letteratura più pulita, che chiamano umanità, e le piacevoli conversazioni. Questa, secondo me, è il marco, questa è la figura di quest'uomo. E queste parole sono espresse da un ambasciatore veneto, da un ambasciatore che era Pesaro, ambasciatore della Serenissima a Roma, e sono parole che ha scritto al Senato veneto quando Fabio Chigi è stato diventato Papa. E queste parole danno l'idea di quello che lui era prima, cioè un uomo, un umanista, e come si sia conservato poi anche da Papa in questa stessa maniera. Ora io cercherò di mettere a fuoco, ovviamente io adesso inizio una ricerca sulla sua biblioteca, sulla biblioteca Chigi, che è la sua personale biblioteca, arricchita poi dal nipote e da altri cardinali, cercando di capire però qual era la sua idea di biblioteca, appunto di principe della Chiesa, che però conserva fin da giovanissimo la passione per i libri. E un'altra cosa mi preme dire, che forse è l'unico Papa che ha avuto una tale interesse per le biblioteche che ne ha seguite contemporaneamente tre: la sua personale, in cui mandava ovviamente quello che lui riteneva fosse di suo interesse, specialmente manoscritti, poi lo vedremo in più; la Biblioteca Vaticana, dove lui ha lavorato in strettissimo contatto con Lucas Olstenius. Olstenius è un bibliotecario importantissimo anche della regina Cristina di Svezia, ha lavorato per tantissime biblioteche, ma in quel momento era custode della Biblioteca Vaticana, e ha nominato poi lui stesso un altro custode che era Leone Allacci, uomo esperto di lettere greche. Quindi in quel momento lui ha lavorato con Olstenius nella Vaticana per arricchire la Vaticana di un fondo straordinario, che è il fondo cosiddetto Urbinate, il fondo dei manoscritti del Duca di Montefeltro, una delle più belle biblioteche del Rinascimento e dell'Umanesimo, che Alessandro VII ha, attraverso Olstenio, nel diario ci sono notizie che si vedono quasi tutti i giorni, quindi voleva essere aggiornato su questo viaggio, fino al trasporto della biblioteca dentro la Vaticana.
Quindi il fondo manoscritto Urbinate è stato annesso alla Vaticana durante il pontificato di Alessandro VII. La terza biblioteca che lui ha seguito, riusciamo a vedere? Proviamo ad aprire. La terza biblioteca è quella dello Studium Urbis, l'Università di Roma. L'Università di Roma era stata fondata da Bonifacio VIII nel 1300, ma i lavori per... Si apre? Però andiamo all'inizio. Inizio. All'inizio? Facciamo così. Si fa a fare presentazione? No, presentazione. Va bene. Allora, la biblioteca che poi, se ce la faccio, vi faccio vedere anche le immagini. Biblioteca dello Studium che ha preso il nome da lui, Biblioteca Alessandrina. Oggi è stata trasportata nella città, oggi, durante gli anni del fascismo, è stata portata dentro la sede del nuovo dell'università, ma nella sede antica dello Studium, che è si chiama la Sapienza, Santivo alla Sapienza, si conserva ancora la biblioteca con le scaffalature disegnate da Borromini. Quindi abbiamo già tre biblioteche di cui lui per ognuna ha elaborato uno schema di costruzione anche delle raccolte, e questo è sicuramente una fisionomia non normale per altri papi. Per mettere a fuoco la sua figura, forse è importante anche tracciare una brevissima biografia, a cominciare dagli anni che lui ha speso nella giovinezza, nell'adolescenza, nella sua città, che è Siena. La sua famiglia, i Chigi, sono una famiglia nobile, e un suo avo, Agostino Chigi, detto il Magnifico, era uno dei più importanti banchieri romani all'epoca di Leone X, nei primi del Cinquecento, e viveva in una sontuosissima villa che si chiama la Farnesina. Credo che chi è stato a Roma forse l'avrà visitata, perché ci sono anche dipinti di Raffaello lì dentro. E quest'uomo era un uomo di una tale ricchezza e di una tale importanza che prestava soldi ai papi, e quindi insomma aveva grandi relazioni con i papi, che il papa Giulio II gli permise di aggiungere al suo stemma, che erano i sei monti e le stelle, che ora vedremo se si ingrandisce questa diapositiva. No, torniamo indietro. Vedete qui si vede abbastanza, la vedete? Ecco, queste sono monti e stelle, però nel suo stemma fu aggiunto anche un ramo di quercia, la rovere, che era appunto lo stemma del papa Giulio II. Quindi per dire il prestigio di questa famiglia. Quindi lui nasce nel 1599 a Siena da un gentiluomo senese che era suo padre Flavio, e da una donna, Laura Marsili, che anch'essa era una donna colta, una donna che ha avuto grande influenza su di lui. Di Laura Marsili sono state pubblicate, da una storica dell'età moderna, le lettere al suo figlio, perché rientrano in uno studio storico sulle corrispondenze femminili dell'epoca, e quindi insomma questa figura di donna è una figura molto interessante. La città di Siena in quel momento era una città in netta ripresa, in netto sviluppo sotto il profilo culturale. Vi erano vive molte accademie,
e anche l'università. E lui, Fabio, partecipa di questa cultura. Tra l'altro il padre decide che il suo padrino di battesimo non sarebbe stato un nobile, ma un pittore, Vanni, pittore senese importante. Quindi è come un predestinato. La pittura è tra le cose che lui studia nella sua giovinezza, tant'è che si dedica anche a fare elenchi delle pitture nelle chiese e negli edifici di Siena, quindi sembrerebbe, no, quasi inclinato verso la storia dell'arte. Ma si laurea, consegue tre lauree in filosofia, teologia e diritto, utroque iure, quindi con un suo sapere molto, molto esteso. Figure importanti, un'altra figura molto importante nella giovinezza è questa di questo prozio Agostino Chigi. Agostino Chigi aveva una biblioteca, di cui è anche noto un inventario. E comincia a frequentare i libri di questo prozio, poi vedremo magari se c'è tempo di capire. La biblioteca era già una biblioteca strutturata in varie sezioni, quindi era una vera biblioteca, non era una raccolta, diciamo, qualunque. Un'altra cosa che in quegli anni elabora moltissimo sono gli studi di architettura. Lui lavora e legge Vitruvio, l'aritmetica, l'architettura è la sua passione e rimane la sua passione. L'architettura è il suo chiodo fisso quando diventa papa, perché Alessandro VII è forse quello che ha più rivoluzionato con opere la città di Roma, una per tutte, il colonnato di San Pietro. E beh, su questo ovviamente ci sono molti studi, molte ricerche, e il rapporto quotidiano con Bernini era fatto anche proprio di andare sul posto, sul cantiere, e di verificare le misure. Quindi c'era una grande idea simbolica, ovviamente, che era del Papa, quella del colonnato che doveva abbracciare la cristianità, del doppio colonnato. Quindi, insomma, su tutto questo ovviamente non era soltanto una conoscenza teorica, era una conoscenza molto pratica. E vedremo poi anche altre cose. A un certo punto va a Roma e partecipa di un clima importante a Roma, che erano gli anni di Francesco Barberini, cardinale Francesco Barberini, nipote di Urbano VIII, che era molto vicino all'Accademia dei Lincei. A Roma c'era un clima molto vivace, sia scientificamente che culturalmente, umanisticamente, e a Roma frequenta l'Accademia dei Lincei, l'Accademia dei Virtuosi, l'Accademia degli Umoristi, con molti personaggi che non erano proprio vicini al mondo religioso, diciamo laici, tra virgolette, quindi un'apertura mentale assoluta. Diventa inquisitore a Malta, ottiene vari incarichi, tutti non cercati, perché lui in realtà avrebbe voluto rimanere a Roma e fare la sua carriera tranquilla, religiosa, con i libri, ma questo, il destino non si sceglie mai, e quindi viene mandato a Malta, poi diventa vescovo di Nardò, che è un piccolo paese nella Puglia, che gli sarebbe piaciuto anche, dove sarebbe piaciuto soggiornare, perché Fabio Chigi era un ragazzo di salute fragilissima, cagionevole. Quando era poco più che 10 anni è stato per morire di febbri, si dice le febbri terzane, queste febbri strane, tant'è che la mamma lo portò a Loreto, per
chiedere il miracolo, perché sembrava che questo giovane dovesse morire. E la malattia è una situazione, una condizione in cui Fabio vive tutta la vita, perché sembra sempre che debba morire, e lui dice fiat voluntas domini, se me ne devo andare me ne vado, non è, e invece resiste. Quindi Nardò aveva un clima, la Puglia aveva un buonissimo clima, lui dice io mi metto lì, sto tranquillo, e invece a Nardò non riesce neanche ad andare, perché viene destinato a una missione diplomatica e politica importantissima, che è quella di andare a Colonia per la notissima questione della fine della guerra dei Trent'anni e della pace fra gli imperiali e fra tutte le potenze. Quindi viene mandato a Colonia, ci va molto malvolentieri, perché si lamenta spesso nel suo diario che il clima è molto, lettera da Colonia, il clima è bruttissimo, fa freddo, nevica. Lui dice mi si congela addirittura l'inchiostro della penna, cioè insomma la mia residenza non è all'altezza, perché il Vaticano non gli mandava i soldi e lui metteva i soldi della sua famiglia, dice io per rendermi all'altezza degli altri principi debbo. E qui nella lettera vi ho preso un estratto di una lettera in cui dice questo: Iddio fiat voluntas domini, come vi ho detto, particolarmente nello scrivere, cioè fa fatica, non mangia, l'aria è brutta, eccetera. Gli mancano le buone conversazioni. Le buone conversazioni sono non i salotti, ma quell'intimità con gli amici, con gli umanisti, a parlare di lettere e di filosofia. Questo era quello che lui amava, che io qua non trovo. Quindi non ha amici all'altezza per sostenere conversazioni dotte, e quindi come fa a trovare serenità? Trovo serenità in qualche libretto spirituale di cui ho più bisogno. E quali sono i libretti spirituali? Le sue letture preferite, in particolare la meditazione sulla Filoteia di Francesco di Sales. E qui faccio una citazione da lui stesso. Allora, una premessa, perché parlandovi a braccio, che preferisco fare ovviamente per non annoiarvi, vorrei premettere che abbiamo la fortuna di avere di Fabio Chigi un diario e moltissime lettere. Quindi noi possiamo davvero entrare molto bene nella sua personalità, perché sia nelle lettere che nel diario ci dà informazioni dalle più minute sul tempo, fa freddo, c'è il ghiaccio, eccetera, agli amici che vede e spesso anche ai libri che legge, ai suoi autori preferiti e a quello che fa. E quindi abbiamo una ricostruzione della sua rete di relazioni abbastanza precisa. Vi faccio vedere, ecco, il diario, una pagina del diario è questa. Diciamo che il diario Chigi è diviso in due parti, ce n'è una parte diciamo dal 1638, quindi prima che diventa papa, che è stata molto studiata dai tedeschi, perché i tedeschi sono interessati alla pace di Vestfalia e a tutto quello che lui come nunzio pontificio ha portato personalmente. E poi c'è un'altra parte che ha redatto quasi giornalmente dal 1655, quando è diventato papa, fino a 6 giorni prima di morire. E sono annotazioni brevi, ma che ci fanno capire spesso, appunto, qui dice segue gran caldo, come vedete la meteorologia è una cosa che gli interessa moltissimo, perché
soffre se fa gran caldo, soffre se fa gran freddo, può leggere, può scrivere indipendentemente da quelle che sono le condizioni del tempo. Allora, tornando un attimo indietro al diario, ecco, le notazioni che vedete sono queste, e sono, io ve ne ho scelte qualcuna, perché io poi dovrò ovviamente guardarlo tutto per capire lungo tutta la vita come ha acquisito i libri, è ovvio che... Però qui, vedete, vengono oscuro, guardate, donne stagio, vengono di Colonia i libri del padre Kircher Demusurgia e del padre Sforza Pallavicino, è il regalo del Volleyen. Quindi lui annota, è chiaro che nel periodo che è stato a Colonia, lui ha molto approfittato sia della fiera del libro di Francoforte, perché gli scrivevano anche da Roma, vai a vedere se trovi questo libro che è uscito e ce lo mandi, sia per comprare per se stesso moltissime opere, e queste del padre Kircher, che è rimasto un suo amico per tutta la vita, che hanno condiviso quindi interessi di libri in più. Alessandro VII da Papa ha facilitato la pubblicazione di un'opera, io credo che conoscete un po' il personaggio del Kircher, Athanasius Kircher, è un personaggio interessantissimo, un gesuita interessantissimo, che è stato a Roma, a Collegio Romano, e quindi poi forse ci sono anche delle cose ancora in Biblioteca Nazionale rispetto ai suoi manoscritti. Comunque aveva degli interessi enciclopedici, si occupava di tutto, ma in particolare con il Papa hanno condiviso degli interessi sull'Egitto e sui geroglifici. Allora il Kircher si era dedicato a decifrare i geroglifici, e quindi aveva studiato tutti gli obelischi egizi che c'erano a Roma, e quindi il Papa Alessandro VII gli consentì, cioè pagò praticamente la pubblicazione di un'opera complessissima che era l'Oedipus Egyptiacus, un'opera fatta sia di testo che di immagini, per cui fu necessario coniare dei punzoni appositamente, perché dentro quell'opera c'erano tutte le lingue, comprese le caldee, quindi caratteri che non esistevano normalmente in tipografia, un'opera, diciamo, costosa, che fu assolutamente sponsorizzata da Alessandro VII. E quindi qui vediamo che lui già si occupa di questo. Allora, lui dice Giovanni Gerzone primo, poi il padre Rodriguez, qui in una dei tanti pezzi di diario, no? Riassume quali sono i suoi maestri di spiritualità, quelli che poi ovviamente sono nella sua biblioteca. E poi Monsignor Di Sales, sono stati i suoi diletti, parla in terza persona, poi vi spiego perché. Benché abbia goduto e di Cossin e di Granata e di Pinelli e di Suffren e di Barri e di Bacci e di molti altri simili aiuti. Quindi lui qui ricorda, no, quali sono queste letture spirituali. In realtà lui stesso ha scritto varie operette, le ha scritte anonime, però sappiamo che sono sue, sul tema della pietà salesiana, tra cui un'opera che è uscita in francese, La Bonne Philosophie et l'Art des Saluts, in cui un'arte di ben morire, raccolta in quattro meditazioni, si giustappone a un'arte del ben vivere. Allora, dal diario riusciamo a costruire, come vi ho detto, una serie di importanti informazioni su quello che in questo caso siamo sul periodo di Colonia, ma come vi ho detto
ci sono anche notizie successive. È importante riflettere anche sulla biografia che è stata scritta su di lui dal padre Sforza Pallavicino. Padre Sforza Pallavicino era un altro gesuita, quindi un altro tratto. Alessandro VII era molto vicino ai gesuiti, i suoi amici anche a Colonia erano gesuiti. Il padre Sforza Pallavicino fu fatto da lui cardinale, un altro amico di tutta la vita, e scrive la sua biografia, ma la scrive basandosi in grandissima parte su appunti autobiografici di Fabio Chigi. Quindi diciamo che Fabio lascia quello che vuole sia ricordato di sé. Questi suoi appunti devono far emergere alcune immagini, alcuni tratti che lui vuole che siano ricordati, e questo è assai importante. Quindi l'immagine dell'infanzia, della giovinezza, che sottolinea quei tratti di debolezza e di malattia che abbiamo già detto, il contrasto fra il corpo e la mente, e i caratteri dello spirito, la selezione dei ricordi del periodo della formazione intellettuale e religiosa, la pietà, il rigore intellettuale e morale, l'amore per la classicità. Allora, ritorno indietro per farvi rivedere. Questo è il suo ritratto preferito. È un ritratto che possiamo definire memento mori, con un teschio di marmo. Quel teschio se l'è fatto fare da Bernini e lo portava sempre sul tavolo. E questa iconografia ricorda molto l'iconografia di San Carlo Borromeo. Quindi anche qui c'è un tratto in cui lui vuole che la sua immagine sia questa. Quindi come la morte può arrivare sempre improvvisamente, però poi in realtà lui è riuscito a vivere anche una vita abbastanza lunga e feconda. Ecco, altri tratti. Sforza Pallavicino racconta nella sua biografia, ma in realtà è Fabio Chigi che dice questa cosa: teneva sotto il cuscino le poesie del Petrarca per leggerle di nascosto. Questo avviene in un momento in cui era molto malato e la madre gli proibisce di leggere i libri perché si stanca, e allora lui legge di nascosto e legge Petrarca. Quindi, ma più ancora si impadronì dell'architettura con la sezione di Vitruvio, questo l'abbiamo detto, e questa è la personalità del Papa. Allora, possiamo andare un po' avanti, non vi intrattengo con queste lunghe citazioni, ma ce ne sono moltissime: Piove, Zovio. Poi ovviamente da questi accenni si va a fare la ricerca dentro la sua biblioteca e si va avanti. Andiamo avanti perché voglio arrivare al Petrarca, che è un manoscritto, eccolo, è un manoscritto rilegato in verde. Allora, qui sulla sua raccolta di manoscritti qualche cosa diciamo che è stato fatto di studi, però la cosa più interessante che ho trovato diciamo ripercorrendo un po' tutta la letteratura è un saggio di Maria Clara Lilli di Franco. Io la ricordo sempre perché è la mia maestra, la di Franco. Ha studiato i codici di Celso Cittadini. Celso Cittadini era un senese, un letterato senese, un grande umanista, studioso della lingua anche volgare, è un linguista, un glottologo. E la sua biblioteca era una biblioteca estremamente importante che Di Franco ha cercato di ricostruire,
e ben 27 manoscritti di Celso Cittadini sono nella Biblioteca Chigiana, comprati da Fabio Chigi, perché Celso Cittadini è stato uno dei suoi maestri e lui ovviamente ha cercato di salvaguardare questi manoscritti. Ora, quello che Lilli Di Franco osserva, ed è la prima e l'unica che fa questa osservazione, è che questi manoscritti sono rilegati con una pelle tinta di verde, che non è la normale legatura dei manoscritti. Faccio vedere questa, per esempio, un dorso, poi vi faccio vedere delle coperte dei manoscritti chigiani. E quindi lei ipotizza, ma questa è una cosa che va verificata, che quelli rilegati in pelle tinta in verde siano una parte dei manoscritti magari della letteratura italiana. Petrarca, poi c'è un Dante e poi c'è Celso Cittadini e ce ne sono altri. Quindi bisogna rivedere tutto il corpus dei manoscritti tinti, peraltro poi anche la Di Franco, anche in Nazionale, sulla Biblioteca dei Gesuiti, fece la stessa osservazione, che vi erano alcuni manoscritti che erano rilegati in verde, e poi Andrea lo potrà confermare, e anche questo è interessante, vuol dire che il differente colore della legatura aveva chiaramente un'importanza tra le opere. Ci sono molti manoscritti rilegati in un modo straordinario e sappiamo per almeno un certo tempo chi fu il legatore di Alessandro VII. Fu lo stesso legatore che stava in Vaticana e lo stesso anche che lavorava per Cristina di Svezia, Gregorio Andreoli. Una bottega di librai e legatori studiata da Royskaard, insomma assolutamente nota agli specialisti delle legature barocche. Questo qui è un manoscritto straordinario perché in pelle è stata fatta quella che vedete con i monti, è una controguardia. Quindi è stato costruito un'opera assolutamente molto sontuosa per il Papa. Quest'altro che vedete l'ho voluto mettere perché appunto è un libro bellissimo di caricature di Bernini straordinarie, e questa è un'altra legatura con una sua tipologia, qui è ancora cardinalizia peraltro, non è ancora quella papale. Questo è un incunabolo. La collezione degli incunaboli della Chigiana conta circa 300 pezzi. La sua raccolta preferita erano i manoscritti, tant'è che secoli dopo, riguardando diciamo la storia anche della Biblioteca Vaticana, è stato osservato che ha messo Alessandro VII nella sua biblioteca manoscritti che in realtà potevano essere della Vaticana. Ci sono finiti lo stesso per vicende storiche, però in realtà quando forse gli veniva offerto un manoscritto in dono oppure doveva acquistarlo, probabilmente prima pensava alla sua biblioteca personale e secondariamente alla Biblioteca Vaticana. Un'altra cosa, ecco, su cui questa qui, la foto è venuta non bene, ma questa è un'antiporta, non so come si dice, controfrontespizio di che rende unico questo esemplare, che questo invece è un esemplare a stampa della Teologia Moralis di Caramuel. Allora, un altro personaggio che si muove nell'orbita di Alessandro VII, ma anche prima, già da quando era a Colonia, è questo Juan de Lobkowitz Caramuel, che il Papa, che Fabio Chigi ritiene amico, ma fino a un certo punto. Perché? Perché quando era appunto come nunzio a Colonia per la pace, non gli piace una serie di posizioni che Caramuel assume rispetto alle vicende della guerra, perché in quel momento Caramuel
era al servizio dell'impero, del Ferdinando, mi pare fosse il primo, terzo. Quindi era imperiale. E allora lui diceva che non faceva completamente gli interessi della Chiesa Cattolica, ma aveva una posizione ambigua. E Caramuello insegue un po' per tutta la vita, poi quando lui diventa Papa va a chiedere di avere delle posizioni, delle rendite, e gli offre questa magnifica opera che è la sua Theologia Moralis, con questa antiporta che è seta rossa sulla quale poi è stato disegnato lo stemma, e questa legatura che è incredibile, questa è una legatura straordinaria, appunto è una legatura Andreoli sicuramente. Non ottiene quello che vuole, perché il Papa appunto lo riteneva un personaggio non proprio prudente. Alessandro VII aveva, come ogni buon nunzio, un'idea che bisognava essere molto prudenti, non scrivere, non parlare, non esprimere, cercare di ascoltare, mentre Caramuel invece diciamo che era un po' troppo incline a scrivere e a prendere delle posizioni. Quindi il dono non ottiene l'effetto voluto, perché Caramuel viene nominato vescovo in un posto sperduto che si chiama Campagna, che è un posto sulle montagne dove praticamente si viveva con le pecore, molto isolato, quindi insomma non è stato soddisfatto come lui riteneva. Importante la venuta a Roma della regina Cristina di Svezia, perché è Alessandro VII che la riceve e le impartisce la cresima, e quindi da lì nasce anche un importante sodalizio tra di loro. Cristina di Svezia nel suo palazzo ospitava accademie, aveva la sua biblioteca, quindi è un altro personaggio importantissimo in quel periodo di Roma. E, ecco, va ricordato che da Papa, e questo ha creato secondo me alcuni giudizi poi anche forse ingiusti, comunque non sta a me giudicare, e ha condannato il giansenismo, le tesi gianseniste. Lui, abbiamo detto, che frequentava i gesuiti e quindi diciamo che ha condiviso un pensiero e ha espresso condanna con una bolla. Ovviamente i suoi rapporti con la Francia non sono stati facili, sono stati molto complessi, anche al momento dell'elezione i francesi non erano molto per eleggere lui, ma avevano altri candidati, mentre invece lui è stato più incline ad avere rapporti con la Spagna, con gli spagnoli. Già mentre era a Colonia frequentava l'ambasciatore spagnolo, prima Zapata, e scrive nel diario, quando è morto l'ambasciatore Zapata, lui dice: ecco, adesso non ho più un amico con cui fare queste famose conversazioni, le conversazioni dotte, e un altro con cui ha un grandissimo rapporto e si parla di libri è Diego da Saavedra, che era sempre ambasciatore ed erano amici, si vedevano quasi tutti i giorni. Quindi queste erano le consolazioni di avere queste persone, e quindi ci sono testi spagnoli nella biblioteca perché lui aveva queste frequentazioni. Ora, forse il tempo è finito e io vi faccio solo vedere l'ultima cosa che mi preme molto, che è il suo Polifilo. Lui ha una copia del Polifilo nella biblioteca, e queste sono le pagine postillate, e questa è la postilla, è l'ultima cosa che vi faccio vedere, però è troppo bella. Allora, questa è l'immagine del Polifilo con una sua piccolissima postilla, ma su questa immagine lui ha ragionato con Bernini sulla statua
dell'elefantino della Minerva, e nasce tutto da qui. Quindi l'idea è di Papa Alessandro VII, Bernini l'ha realizzata e Kircher ha scritto i caratteri sull'obelisco. Quindi questa è l'opera che concentra tre grandi menti in una cosa che insomma ancora oggi possiamo vedere. Io finisco qui perché se no vi sommergo di troppe cose. Vi chiedo scusa per aver parlato troppo.